dicevamo che... Benvenuta Anna, fammela salutare. Certo. Anna, un bacio, poi scendo da tanti baci. Prego, prego. E complimenti. Metto vicino questo prete giovane. È una famiglia meravigliosa. Qui. Ricordiamo che la famiglia Fendi ha fondato una casa di moda meravigliosa. Il direttore dell'ANSA, che voleva cercare una domanda alla direttrice Giacobini per quanto concerne questa sua vita così internazionale in mezzo a questi personaggi del cinema? I giornalisti che a volte azzeccano pure. Avrebbe questa, ma... Gli ultimi si ripete adesso, chi vive donna, gioia, eccetera, presentare oggi anche il suo libro Albertone che vedi da quell'angolo lì, da quella bella ragazza, chiama Nicoletta Rossotti, e la schiava bianca, idem, naturale. La domanda tua. Sì, innanzitutto è un piacere incontrarla la prima volta che la incontro, una grande emozione, anche la notizia che riguardava lui e altre notizie che riguardavano magari attrici notissime, amatissime, quelle l'ho evitate. Prima che fosse anche l'obbligo. E lei è la mamma di due Muccino, e il più grande è un poeta straordinario, quindi viva le donne e viva la Cappuccio! Ecco, allora, stiamo facendo... Grazie, grazie. Grazie di aver accettato di passare questo pomeriggio con noi insieme a voi. Quanti risultati si ottengono? Perché? Ma è come se dicesse una persona. Voi diventate... Hanno l'aspetto di un lampo. Sì. Sono come del microfessore dentro una cosa. Io parlo dalla forza, dalla fortuna di aver avuto due genitori che sono stati tutta una vita insieme, e anche se non ci sono più saranno ancora insieme. Beh, geloso. Però è più semplice. Quanto più passa il tempo, tanto più c'è vita. Iniziale che a volte, insomma, non è sempre felice, come dire. Quindi abbiamo avuto modo di conoscerci. Oggi è invece ancora più nobile, beh, è un ascendente, cioè il fascino che un uomo esercita al di là della sua età è proprio per la sua capacità, non perché è soltanto ricco o potente. Di ammirazione del Greco, hanno costruito tutto il resto, perché tutto questo hanno fatto gli uomini. Questa della scienza, e noi siamo qui per questo, a ricordarla. Non avrebbe bisogno di una memoria, perché credo che... Poi mi è arrivato un messaggio notturno, dice, beh, vabbè, però è stato niente, quindi io sto a porto fino. Ieri abbiamo ascoltato il professore Alberone su una conferenza sull'amore. Abbiamo dimenticato una cosa, e oggi c'è la dimostrazione che l'amore è anche amicizia. Annunzio nel fuoco scrive, è un seguso, esclamò Stegofrena, chinandosi vivacemente verso il gardino della gran famiglia di vetrai, puro della buona razza. Quindi io credo che così, un premio trasparente dove l'arte è presente e diffusa in modo elegante, è il giusto riconoscimento. Grazie. Grazie. Uno Morgan, prego! Un talento, un compositore, una mente pensante, come direbbe il buon Vittorio. Per la cultura e il talento dimostrato in ambito musicale, poetico e cantautorale. L'ammirazione del pubblico che ama veramente la musica, perché è un grande compositore. Credo. Sono Liliana Moro, Chiara Fumai ed Enrico David. Un uomo di età diverse, generazioni diverse. La recensione di Vittorio è stata quella che ho avuto più piacere a leggere, il giorno subito dopo, effettivamente suggestiva e lungimirante e puntuale. Il padiglione Italia, sono contento di aver ricevuto questo premio, in primis perché mi ha portato per la prima volta a Spoleto. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Ricordi, sbocciava le mie ore, con le nostre parole, cosa non lo sai, eh?